la signora Angerame è la persona che qualche mese fa ci ha contattato perché aveva bisogno di un supporto, di un aiuto. Le stava capitando una cosa che forse è capitata a tante altre persone come lei, che non hanno voce e non riescono a comunicare, a far conoscere quello che purtroppo spesso accade anche qui in un luogo che dovrebbe essere un luogo di cura, di assistenza, e spesso si trasforma in un luogo di grandi difficoltà, perché il bambino della signora Angerame aveva un problema. E che cosa è accaduto? Abbiamo fatto una visita di controllo dove ci dicevano che doveva essere ricoverato anche con una certa urgenza per fare una serie di accertamenti. Questa urgenza è andata avanti per due mesi e ancora non si riesce a sapere se il bambino verrà ricoverato o meno. Nel frattempo noi andiamo a chiedere settimana per settimana se c'è posto e purtroppo ci dicono che posto non c'è mai, perché ci sono sempre urgenze più gravi, ci sono bambini che vengono dal pronto soccorso, e questo io lo capisco, ognuno ha diritto di essere curato, però se c'è un ricovero programmato sta a loro fare in modo di far combaciare sia le urgenze che vengono dal pronto soccorso che le urgenze che vengono da fuori sono programmate. Ecco, questo okay. È il problema. Poi pare che invece, che finalmente stamattina, e noi abbiamo organizzato questa manifestazione di sensibilizzazione, di protesta per questi problemi del pediatrico, che è successo stamattina in reparto, a questo reparto di endocrinologia? Sì, siamo andati a chiedere ulteriormente se c'era posto e ci hanno detto che forse se si libera un posto nel pomeriggio ce lo ricovereranno. Adesso andremo a chiedere nuovamente se il posto si è liberato o meno, nella speranza che venga fatto questo benedetto ricovero. Perfetto, ecco. Quindi noi oggi pomeriggio seguiamo ovviamente questa questione, perché sono mesi che stiamo cercando di capire quali sono i problemi che non consentono a un bambino di essere ricoverato per degli accertamenti che paiono urgenti. Speriamo che il problema si risolva, se no settimana prossima siamo un'altra volta qua. Non vi preoccupate, perché ripeto, come queste persone ce ne sono tante altre come noi che hanno bisogno di cure, e non è giusto che dobbiamo essere costretti ad andare sempre agli ospedali che stanno al centro nord. Abbiamo una struttura e speriamo che diventi valida in maniera da poter far curare qualsiasi tipo di problematica qui nella nostra città. Ok. Mattinata di protesta qui all'ospedale pediatrico di Bari, cosa denunciate? Denunziamo due gravi disservizi. Il primo è quello del pronto soccorso, dove registriamo periodicamente lunghissime attese dei bambini, sino a 7-8 ore prima di essere finalmente visitati da un medico. Soprattutto questo accade nei fini settimana, perché ovviamente l'affluenza è da tutta l'area metropolitana e questo è l'unico punto di pronto soccorso dove c'è tutto questo afflusso. La seconda cosa sono i ritardi anche per i ricoveri urgenti nei reparti. Abbiamo una famiglia stamattina che finalmente ha avuto il posto dopo la nostra sollecitazione, la nostra mobilitazione, ma non possiamo andare avanti così. I bambini più piccoli dei cittadini hanno bisogno della massima cura e della massima assistenza, e chiediamo che il presidente della regione e il sindaco di Bari si attivino in questo senso. Il sindaco, quale massima autorità sanitaria, intervenga, perché l'ospedaletto dei bambini deve funzionare molto meglio rispetto all'attualità. Di servizi continui a causa della mancanza di personale, liste di attesa che aumentano di giorno in giorno, agende delle prenotazioni chiuse, problemi che vanno risolti con l'assunzione del personale. Il presidente Emiliano si svegli e proceda con le assunzioni di medici, infermieri, ausiliari, operatori sociosanitari e personale amministrativo. Ci sono interi reparti con macchinari importanti in tutta la Puglia utilizzati al 20-30% per l'assenza di personale, e questo è assurdo. Per quanto riguarda l'ospedale Giovanni XXIII, chiederemo conto attraverso una interrogazione che presenterò in consiglio regionale per sapere da cosa siano determinati i disservizi del pronto soccorso, e si presume già che, da quanto mi riferiscono, siano determinati proprio dall'assenza di medici. Quindi chiederemo una implementazione dei medici e chiederemo anche la situazione di tutti i reparti di questo importante ospedale, perché a pagarne le spese della mala gestione politica della sanità sono sempre i cittadini più fragili, anziani e bambini, e noi vogliamo difenderli.